Nel precedente episodio, Ash ha ricevuto la giusta carica nella regione di Alola, con tutti i suoi amici e i suoi fan a fare il tifo per il loro campione in vista del torneo mondiale. In questa puntata vediamo Gladio in procinto di catturare un Registeel, mentre Go sceglie l'ultima missione con la quale potrà provare ad accedere alla squadra del progetto Mew ed avrà a che fare con Regi Eleki e Regi Drago. Go si dirige da solo verso la Landa Corona e riesce a trovare il tempio dei due Pokémon, dove incontra anche Gary Hawk e lo stesso Gladio, il quale riesce a sbloccare la porta del tempio grazie ai suoi Regirock, Registeel e Regice, che ha catturato nel corso del tempo. Mentre salgono le scale, Go e Gary si raccontano a vicenda i motivi per cui entrambi sono alla ricerca di Mew, finché non giungono ad una sala sospetta. Entrambi capiscono che i pulsanti posti sul pavimento servono a qualcosa, con Gary che intuisce che vanno premuti secondo i simboli rappresentati sia sul tempio che sulle statue lì presenti, ma devono farlo entrambi nello stesso ordine. Prima di premere l'ultimo pulsante, arrivano sul posto due vecchie conoscenze di Go, Layla e Shunya, che li bloccano col ghiaccio di Frozmoth e Darmanitan di Galar. Go e Gary si riescono a liberare con Cinderace e Attarene, e quest'ultimo propone una sfida secca ai due avversari, per risparmiare gli altri Pokémon in vista dello scontro con i leggendari. Cinderace e Blastoise, collaborando, riescono a sconfiggere Sandaconda e Runerigus, ottenendo dunque la possibilità di sfidare loro per primi i due Pokémon. L'ultimo pulsante acceso risveglia i leggendari e lo scontro ha inizio con Flygon contro Regi Eleki e Attarene contro Regidrago, ma gli avversari si scambiano i posti attaccando alternandosi e sconfiggendo i Pokémon dei due ragazzi. Tornano in campo Cinderace e Blastoise, che capiscono di dover collaborare nuovamente per portare a termine la sfida. Sfruttando un tornado creato dai due Pokémon avversari, Blastoise usa Rapigiro e Cinderace gli salta in groppa per essere scaraventato contro Regi Eleki e colpendolo con un poderoso calcio ardente, mentre il Pokémon Acqua colpisce Regidrago. Go e Gary lanciano dunque le loro Pokéball, riuscendo a catturare i due e a terminare la sfida. All'esterno del tempio, tutti i Regi riuniti fanno apparire un raid di Regigigas Dynamax, che sparisce però dopo pochi secondi. Con la chiamata del professor Amaranto, sono ora ufficiali i membri scelti per il progetto Mew: Gary Hawk, Tokyo e Go, che ha guadagnato finalmente anche il rispetto di Gary. Nel prossimo episodio, Paul e Ash si scontreranno in diverse sfide di allenamento al laboratorio del professor Hawk in vista del torneo mondiale che dovrà affrontare il ragazzo di Biancavilla. Per scoprire cosa succederà, non perdetevi il prossimo In Sintesi.